sembra un po' scena questa cosa, perché comunque il fatto che questo lavoro, se i genitori sono stati un po' esagerati, diciamo, lasciare fuori di casa, ok, però non lo so, non è che è una cosa così, cioè non è una cosa grave, normale, avessi ucciso niente. Qualcuno, ok, ma non è che non ha fatto niente alla fine. Sicuramente, cioè, non è stato un comportamento giusto da parte dei genitori, cioè quello sicuramente, cioè, non si volta le spalle a un figlio per una cosa del genere. Cioè, rimane un po' perplesso, ecco, perché ora capisco che magari non a tutti possa far piacere una cosa del genere, ora ognuno la prende, insomma. Sì, sì, però, esatto, però posso capire di dire... Speravo magari fosse in un altro modo, però te sei uguale, se sei comunque mio figlio. Però i figli bisogna amarli incondizionatamente. No, ma i figli. Cioè. Penso sia sbagliato. Cioè, io penso sia non penso sia molto da dire o da discutere. No, infatti è qualcosa da normale, cioè anche non farla avvicinare a Castel Fiorentino mi sembra una cosa da pazzi. Sì. Stare fuori di casa senza vestiti, soldi, niente. Ma questa è crudeltà umana, esatto. È crudeltà, non si tratta di sono c'è d'accordo, nemmeno empatia e sensibilità. Ma poi ne hanno fatto la sua figliola. Punto. No. Ma poi a parte sono concetti che nel 2021 dovrebbero essere normalissimi. Non è tollerabile che una persona per il proprio orientamento sessuale subisca discriminazioni oppure peggio. No, io in realtà sono arrivato a conoscenza di questa situazione proprio da quel video da cui l'hanno saputo anche gli altri membri della mia comunità. So che c'erano stati degli episodi che avevano coinvolto i carabinieri e Malika stessa mi ha rappresentato la situazione in cui aveva sporto denuncia su questa vicenda, però io non ero a conoscenza del fatto e ovviamente la comunità quando è arrivata a conoscere la vicenda mi ha sollecitato immediatamente, a me mi è arrivato questa sollecitazione e questo video da tanti cittadini e quindi ho ritenuto di prendere posizione per sancire quella che è la posizione della comunità di Castel Fiorentino. La nostra è una comunità che ha dei valori molto molto saldi e molto precisi e la mobilitazione enorme che si è verificata di solidarietà, ma non soltanto, ma di messa a disposizione di materiali, di soldi, perfino di lavoro e di alloggio nei confronti di Malika è stata rappresentativa in pieno di quello che è la comunità di Castel Fiorentino.